La parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, il 10 novembre scorso, è stata la sede del primo appuntamento di un ciclo di incontri dal titolo Dal Montessori al presente, riflessioni sulle violenze collettive e su possibili strade di ricostruzione, tenuto da Toni Rovatti, storica dell'Università di Bologna, e da Uma Said, criminologa dell'Università di Loviano. La Chiesa di Bologna, la piccola famiglia dell'Annunziata e la casa editrice Zicaron, in collaborazione con l'Istituto Storico Parri di Bologna, hanno organizzato gli eventi. Da dove nascono le violenze, ma soprattutto, se possibile, dopo episodi di violenza collettiva, intraprendere percorsi di riconciliazione in cui la strada non sia quella della vendetta, ma una strada che costruisce il mondo nuovo non sull'odio. Questo lo abbiamo imparato dai superstiti che ci hanno detto spesso: non è odiando che si costruisce il futuro dell'Europa. Di tappa in tappa vogliamo vedere come in diverse parti del mondo, Colombia, Mozambico, Balcani, c'è chi ha proposto vie di riconciliazione. Giustizia di transizione è, nel caso italiano, una dimensione di giustizia penale straordinaria, in altri casi anche forme extragiudiziarie, ma una giustizia che si assume il compito non solo del definire una responsabilità individuale, ma anche di ricostruire una narrazione, una codificazione degli eventi, dei crimini di sangue maggiori, una definizione che è anche negoziata ed è condivisa e che vede anche un ruolo e un'importante presenza delle vittime. Nell'intervento di Uma dell'Afghanistan abbiamo avuto il dono di ascoltare una donna che legge i percorsi di giustizia riparativa a partire da quello che l'afghana ha visto nel suo paese. Vede che ci sarebbe stata l'occasione 20 anni fa di intraprendere percorsi in cui si dava voce alle vittime e si facesse sì che chi era stato protagonista nelle violenze non avesse ancora potere, purtroppo non è avvenuto, ma continua a lavorare in vista di questo. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 12 dicembre nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova ad Adozza, alle 20:45, con il giornalista Pier Maria Mazzola, che parlerà del Mozambico.